vicina, insomma, a questo punteggio che sembrava avvicinarsi troppo lentamente nel primo periodo. Sì, sì, abbiamo fatto un passo molto molto importante, non è ancora chiaramente tematica, però insomma i tanti scontri diretti ci fanno stare sereni, con la consapevolezza che questo risultato che abbiamo fatto a Cittadella è un risultato veramente pesante, perché poi alla fine magari vincevi con l'Ascoli, pareggiavi con Cittadella, poi e tutti saremmo stati contenti, il numero di punti presi è lo stesso. E quindi la posizione classifica sicuramente è una posizione che sta dando i risultati verso l'obiettivo che era stato proposto. La manca ancora poco, dopodiché vedremo quello che riusciremo a fare. Dal punto di vista della, diciamo, della prestazione, c'è ancora una volta la consapevolezza che quando si gioca con squadre che hanno un tasso tecnico superiore, comunque nelle prime posizioni l'aspetto si esprime sempre bene. Parte forse la parentesi Perugia, che quella la accantoniamo velocemente. Ecco, quindi questo ti fa ben sperare che per le sfide ravvicinate che abbiamo, quelle che arrivano adesso, con quale ovviamente ancora una volta davanti. Sì, consapevoli della forza dell'elenco, è lì da vedere, non è che bisogna fare proclami chissà che tipo, quindi diciamo che i risultati non tutti consecutivi, quindi sicuramente la squadra più forte del campionato. Che però viene a giocare a Spezia e quindi sicuramente dovrà faticare, dovrà cercare di fare una grandissima prestazione per poterci battere, perché noi proveremo sicuramente a, come sempre, a fare il massimo per poter arrivare. Ecco, visto che è un foglietto dove è scritto più fortunato, questa settimana purtroppo si è aggiunto, insomma, qualcuno anche all'ultimo momento. Purtroppo non sono mai completamente bene di settimana, no? c'è sempre qualche intoppo, quindi si è fermato Giulio con un problema al ginocchio, e piccola, adesso vengo qua perché è collaterale, comunque una piccola distrazione collaterale, vedremo i tempi di recupero, se come sembra dalle prime accertamenti non dovrebbe essere vediamo un attimino, però sicuramente per domani non c'è. Poi c'è Granoce che non ha ancora recuperato dal infortunio il polpaccio, Mastini che sta continuando nella sua riabilitazione, e poi c'è stato questo problema di Daniele Capelli che ha avuto un incidente domestico e ha subito una bruciatura all'avambraccio sinistro, se non sbaglio, all'avambraccio sinistro, ed è ricoverato all'ospedale Gradi Ostinati a Villa Scassi a Genova, perché gli faranno delle terapie tali da poter cercare di recuperare il prima possibile. Adesso i tempi non li conosco, però sono andato 20 giorni. Sera, se non sbaglio, sono cose che ti dispiace per un giocatore in questo modo. Però...